Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo Vlogmas. In realtà questo video, il video che andrete a vedere fra poco, l'ho registrato a novembre perché ho iniziato un altro lavoretto qui a casa che mi ha portato via un po' di tempo e tra una cosa e l'altra l'ho praticamente ultimato soltanto in questi giorni. Anzi, in realtà non è ancora del tutto finito, ci sono giusto due o tre piccole imperfezioni da andare a ultimare e da correggere, però cose di poco, e quindi insomma ci tenevo a farvi vedere quello che ho combinato in queste settimane. Sono in taverna. Cosa andrò a fare oggi? Un'altra pazzia. Io sono matta e quindi anche oggi facciamo una modifica. È una modifica che molti di voi mi hanno detto di fare. In realtà io ci pensavo ancora da quest'estate, poi avevo accantonato la cosa perché comunque dicevo dai, non ci sta poi così male, però mi conosco e se le cose non sono fatte precise come dico io, comunque come piace a me, non resto sempre col pallino, come ad esempio con le fughe. A proposito, se non avete visto il video dove modifico il colore delle fughe di tutta la casa, vi metto qui nelle informazioni il video, così andate a vederlo e fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, aperta e chiusa parentesi, ho deciso di cambiare il colore al camino della taverna. In realtà adesso farò una prova perché ho appena ricevuto da Amazon il pacco che ho ordinato. Quindi vado a fare una prova perché sapete che prima di fare tutto vado a provare in un piccolo angolino dove non si vede per vedere l'effetto e se mi piace, perché comunque è sempre marmo e non voglio rovinarlo. Quindi prima faccio questa prova e dopo, se sono soddisfatta, faccio tutto il resto. Quindi forse può essere che se non sono soddisfatta del lavoro questo video voi non lo vedrete mai, se invece lo state vedendo è perché ho completato tutto quanto e sono troppo soddisfatta. Ovviamente devo prima farvi vedere com'è attualmente. Allora, al momento è così. Quindi, se vi ricordate, una volta la taverna aveva tutte le pareti gialle, la cappa, diciamo, del camino era rossa e poi c'era appunto il camino con queste due panchine che tra l'altro trovo carine e molto comode. Le vorrei un po' arricchire in marmo. Questo è un marmo in realtà molto bello, pregiato, però come colore non ci sta all'interno di questo ambiente. Sicuramente come era arredato prima ci stava bene, adesso invece essendo tutto molto moderno, perché tra l'altro non so se vi ho fatto vedere, ma credo di no, qui su YouTube ho finito di montare il mobile, questo sì, ve l'avevo fatto vedere. Ho portato alcune stampe qui intanto che aspettiamo la televisione. Questa pianta invece di solito la teniamo sul soppalco, però adesso c'è l'albero quindi non mi piaceva, l'ho spostata qui. Devo dire che mi piace tantissimo come ci sta, infatti stavo quasi pensando di lasciarla qui definitivamente. Poi ho portato giù anche questa scaletta che avevo preso su Westwing. Questa di solito la tenevo nel mio studio, però mi piace molto molto di più qua. Poi c'è il divano, c'è un poster e tutte queste cose comunque stanno molto bene insieme tra di loro, ma quando mi giro da questa parte questa macchia di colore secondo me stona un po', perché è marmo, è un bel marmo di qualità come vi ho detto, però cerco di farvelo vedere più da vicino, è arancio praticamente, non è neanche giallino, è proprio arancio, è molto classico, molto molto classico, e quindi ho deciso di fare questa pazzia e andare a colorarlo. La prima cosa che andrò a dipingere è questa qui, praticamente questo si sposta. In realtà ero convinta che la parte interna fosse come la parte esterna, invece vedo adesso che è diverso. Il colore tra l'altro sembra anche molto più chiaro di quello che in realtà è, anche perché ho la luminosità alta. Aspettate che l'abbasso un attimo per farvi vedere meglio, ok, così potete vedere meglio. Vedete il colore è comunque un ocra proprio scuro che tende all'arancio. Però mi sono accorta adesso che questa parte qua all'interno è diversa, quindi
farà lo stesso effetto. Prima di farvi vedere il prodotto che ho preso, bisogna andare a trattare il marmo, quindi bisogna andare a pulirlo semplicemente con dell'acqua calda e un po' di bicarbonato. Eccolo qua, io utilizzo questo che prendo al Lidl. Vado a pulire tutta la superficie così la preparo per andare poi ad applicare la pittura. La pittura che ho preso è questa qui. La trovate su Amazon, vi lascio qui in descrizione il link diretto. Questa pittura non ha bisogno di preparazione e non è necessario carteggiare la superficie dove volete andare ad applicarla, quindi è proprio perfetto perché è già pronta. È abbastanza densa da quello che ho sentito, volendo si può anche diluire un po' con l'acqua, ma in realtà nasce per essere utilizzata così com'è, già pronta. Ho preso anche un pennellino perché quello che avevo mi si è completamente rovinato quando ho pitturato insieme a mia cognata il tavolo da esterno dove abbiamo la piscina, e la pittura aveva completamente rovinato le setole, quindi l'ho dovuto buttare. Ne ho preso un altro che è questo qui, e poi utilizzerò questo che, insomma, io pensavo fosse un po' più piccolino, ma in realtà guardarlo così sì, è un po' più piccolo, però non è piccolissimo. E questo andrò ad utilizzarlo per fare gli angoli. E poi la carta nastro per non sporcare le pareti e il pavimento, perché è tutto nuovo, quindi facciamo attenzione. Adesso vado a pulire il marmo come prima cosa. Sono andata a preparare all'interno di questo secchio 1 litro di acqua calda e adesso aggiungo 3 cucchiai abbondanti di bicarbonato. Allora, bene, fatto uscire un po', 1, 2, 3. Adesso prendo un panno e vado a pulire, parto proprio da questo qui. Aggiornamento, sono arrivata e ci ho finito la prima mano di una parte, perché prima voglio fare tutta questa parte qui e poi penserò alle due panchine laterali. E sono troppo soddisfatta perché già così, già solo con una mano che comunque non è precisa, non è coprente del tutto, ha cambiato aspetto completamente. Adesso è praticamente diventato un camino moderno in parte, perché appunto è da completare, però l'idea c'è e ovviamente mi fa impazzire. Ovviamente vi faccio vedere anche a voi. Ho appena completato questo, ho dato solo una mano, quindi adesso lo farò asciugare per bene, con calma. Prima mano coprente non del tutto, però vabbè, rispetto a prima decisamente il colore che c'era si è coperto. La pittura comunque si stende bene, prende bene sul marmo anche senza aver applicato nessun tipo di primer, cosa che in realtà loro non consigliano di utilizzare, cioè proprio pronto per essere utilizzato. Questa pittura qui è proprio pronta, infatti io ho semplicemente pulito e poi sono andata a dare la prima mano, e quindi questo è quanto, cambiato decisamente.
vi faccio vedere dove ho fatto adesso. Ho fatto praticamente la parte centrale del camino. Guardate che cambiamento. Sta sicuramente meglio anche con il tortura della cappa. Sicuramente il bianco si sposa molto meglio rispetto a questo colore qui. E mi piace un sacco. È cambiato completamente in una maniera incredibile ed eccolo qua, ve lo faccio vedere anche da più vicino così magari posso farvi vedere se riesco dove non è proprio coprente. Vedete ad esempio lì comunque ci sono delle zone dove non è del tutto coprente, anche qua vedete, rispetto magari ad altre, proprio perché c'è bisogno di dare due mani belle piene, ma già così ha cambiato decisamente. Adesso questa e questa stonano tantissimo. Secondo giorno, oggi vado a dare la seconda mano dove ho pitturato ieri e poi inizio a dare la prima mano a quello che manca. Tra l'altro stavo pensando, inizialmente volevo dare la prima mano a tutto, però voglio vedere almeno un pezzettino con la seconda mano come esce. Tra l'altro su Amazon, grazie Amazon, velocissimo con Prime, ieri sera tipo alle 5:30 ho preso questi mini rulli, perché sono proprio piccoli, perché per avere un effetto più uniforme, più liscio, consigliano di utilizzare il rullo. Non l'avevo, o meglio ne ho uno ma è troppo grande e comunque la zona del camino ha tanti piccoli angolini, non è comunque una parete, comunque un ripiano bello, bello grande dove posso usare un rullo che normalmente uso sulle pareti. E quindi con su Amazon ho preso questi set qui, ce ne sono diversi, per l'esattezza ce ne sono 5 e appunto sono piccolini, perfetti per piccoli lavoretti o comunque per zone piccole da trattare. E quindi vorrei provare a fare un angolino per vedere l'effetto, anche perché dopo consigliano di utilizzare un sigillante finale trasparente che ho comprato, mi arriverà penso lunedì. Oggi poi non ho ripreso tantissimo perché è sempre la stessa cosa, quindi vi ho fatto soltanto qualche piccola ripresa. Ho dato praticamente due mani a tutto e adesso lascio asciugare bene 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 bene. Devo ordinare della pittura perché non mi basta, vorrei dare in alcuni punti un'altra mano perché voglio la cosa proprio perfetta e quindi in certi punti secondo me c'è bisogno di dare una mano in più, però sono troppo soddisfatta del risultato. Adesso vi faccio vedere, considerate che c'è ancora il nastro adesivo sul pavimento, sul muro, quindi non è ancora in ordine, però c'è già il cambiamento decisamente rispetto a prima. Ora che tutto bianco è un'altra cosa. Ed eccolo qui. Sono troppo soddisfatta, davvero troppo. Praticamente si è trasformato, andando semplicemente a cambiare il colore, in un camino più moderno. Alla fine si capisce comunque che è marmo e questa cosa mi piace. Però insomma è un marmo diciamo moderno, rinnovato, anche se non si vedono più le venature caratteristiche del marmo, perché ovviamente la pittura le ha coperte. Però l'effetto nuovo è davvero bellissimo e posso finalmente farvi vedere il risultato finale. Eccolo qua.
Guardate che cambiamento, a noi piace tantissimo così, si sposa adesso perfettamente con il contesto che siamo andati, diciamo, a ristrutturare, perché alla fine abbiamo proprio stravolto questa taverna. Se vedete, i più attenti noteranno che qui c'è il battiscopa diverso da questo, perché in questa zona non eravamo andati a toglierlo. Questo è un battiscopa in marmo, quello che c'era prima, non l'abbiamo tolto perché era un po' complicato arrivarci, e anche perché vorrei mettere qualcosa qui per coprire questa apertura. Sto ancora valutando e trovando e cercando la soluzione, insomma, migliore per andare a coprire. Ancora non l'ho trovata, quindi al momento resta così, però ho bene in mente quello che vorrei fare. Sono già andata a decorare comunque, se così si può dire, il camino. Infatti ho messo questi due vasetti che, se ricordate, tenevo all'ingresso, però adesso è allestito per il Natale e quindi li ho portati qui. Mi piace tantissimo. Non pensavo che potesse uscire una cosa così bella. Sta proprio bene, sta proprio bene, e ci voleva questo cambiamento, anche perché ogni volta che venivo in taverna, comunque l'occhio mi cadeva sul camino. L'ho sempre voluto bianco. Inizialmente, come prima idea, avevo pensato di colorarlo. Poi avevo pensato di rivestirlo con del legno fatto dal falegname, ma era comunque una spesa troppo impegnativa e avevo poi accantonato questa cosa, avevo lasciato perdere tutto come vi ho detto. Però io ogni volta che venivo qui, questo camino completamente classico mi dava fastidio, e quindi ho fatto questa modifica. Tante volte basta davvero poco, un po' di buona volontà, un po' di pazienza, e con il fai da te si riescono ad ottenere dei risultati davvero validi. Non sempre abbiamo la necessità di chiamare un professionista, basta, ripeto, solo un po' di buona volontà. E come vedete, ultimamente sto cercando, dove posso, di fare i lavoretti direttamente io, comunque noi, senza chiedere l'aiuto di nessuno, sia per risparmiare, ma poi anche perché c'è la soddisfazione ancora più grande quando queste cose vengono fatte completamente da noi. Io sono davvero soddisfatta del risultato che ho ottenuto, e ho fatto tutto da sola. Non sarei stata così soddisfatta se avessi fatto fare il lavoro a qualcun altro, e nulla, sono davvero molto contenta. Adesso la taverna è perfetta, fra poco arriverà il tavolo, metteremo quindi tutte le sedie, andremo a sospendere il mobile, metteremo la TV, quindi quando tutto sarà pronto vi farò vedere ovviamente il risultato. Adesso non mi perdo più in chiacchiere, perché probabilmente questo video sarà durato tantissimo. Io spero che il video vi sia stato di compagnia innanzitutto, ma anche di avervi ispirato in qualche modo. Se magari avete, non so, mi vengono in mente i davanzali delle finestre in marmo, e il marmo non vi piace, non vi soddisfa perché magari non si sposa bene con il vostro arredamento, prendete in considerazione un'idea di questo tipo, una soluzione come questa. Ma in realtà potete usare questa pittura su tanti altri materiali, come ad esempio anche il legno. Magari avete i davanzali in legno noce molto molto scuro, potete schiarirli in questo modo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdervi tutti i prossimi video. Un bacione e a presto, ciao.